Ciao amici blucerchiati, buon anno, bentornati a questo spazio dedicato all'approfondimento, al commento delle partite della Samp attraverso le pagelle, il post partita della prima partita dell'anno solare 2021. Iniziamo con una sconfitta che ci può stare in casa della Roma, 1-0 con il solito gol del bosniaco contro di noi. Credo sia arrivato a un totale di una media precisa di 7 gol in 7 partite. La decide il gol di Dzeko a metà del secondo tempo. Dicevo, una prestazione sufficiente, accettabile nel complesso della Samp, soprattutto dal punto di vista fisico, in un match caratterizzato dal campo pesantissimo, dalla pioggia che non ha smesso quasi mai di scendere sul prato dell'Olimpico. Un po' di rimpianti perché comunque avevamo fatto la bocca all'idea di portare via un punticino dall'Olimpico e fin lì potevamo anche dire di averlo meritato. Un po' di rimpianti anche perché i cambi fatti da Ranieri potevano come sempre essere fatti un pochino prima, soprattutto perché anche il gol della Roma si vedeva che è arrivato, che stava maturando, stava montando, non riuscivamo più a contenere con ordine le manovre dei giallorossi così come fatto nei primi 45 minuti di gioco. Poi i cambi sono stati fatti e hanno sortito un discreto effetto perché la Roma ha finito un po' col fiato corto, non abbiamo creato grosse occasioni per andarla a pareggiare, ma un po' di preoccupazione nel finale gliel'abbiamo messa alla squadra di Fonseca che si installa al terzo posto in classifica ancora e che avrebbe anche potuto realizzare il 2-0 in contropiede. Andiamo a vedere giocatore per giocatore le prestazioni dei nostri scesi in campo oggi. In totale 14, solo 3 cambi sui 5 disponibili fatti da mister Ranieri. Significativo anche il fatto che non sia proprio entrato Gaston Ramirez. Chissà che non ci sia qualche motivazione di mercato legata al mancato ingresso in campo del trequartista uruguayo. Audero 6. Non può nulla sul gol di Dzeko, sbroglia qualche situazione. Diciamo che se io fossi stato un difensore della Samp non mi sarei sentito sicurissimo con viste quelle gestioni da parte di Emil Audero di un paio di palloni, di un paio di cross, delle respinte non convintissime. Ovviamente la Roma, squadra molto fisica che mette in difficoltà gli avversari sui calci piazzati. Inoltre, il tutto era reso per un portiere più impegnativo dal discorso, dalle condizioni atmosferiche, pallone scivoloso, campo pesante, rimbalzi difficili da controllare. Comunque, nel complesso, sufficiente la prova del nostro portiere. Così come è sufficiente, secondo me, la prova da terzino destro, anche qui per la seconda partita consecutiva, adattato il giapponese Maya Yoshida, voto 6 per lui, nella fascia di competenza dove la Roma insiste tantissimo di solito quando c'è Spinazzola. Spinazzola non c'era, non è cambiato molto perché anche Bruno Perez, pur essendo un destro naturale, veniva molto sollecitato dai compagni. Da quella parte andava spesso a gravitare anche Mkhitaryan, ira di Dio dell'attacco giallorosso. Yoshida comunque secondo me è rimasto solido, si è fatto ammonire per un fallo non so quanto volontario di mano, credo sia stato fischiato a Yoshida per fermare un contropiede della Roma nel primo tempo. Nel complesso non sfigura, fa più fatica invece la coppia centrale composta da Tonelli e Colley, 5 e mezzo per Lorenzo Tonelli, che aveva principalmente il compito di guardare Edin Dzeko, e non è mai un bel compito, anche se in realtà il gol Dzeko lo segna scappando e tagliando davanti a Colley. Nel secondo tempo Tonelli fa fatica perché concede un sacco di centimetri al bosniaco che lo scherza in un paio di occasioni, soprattutto mettendoci il fisico. Dopodiché Tonelli mette la consueta grinta e trasmette quella carica ai compagni anche nel finale, quando c'è da recuperare palla velocemente per provare a riacciuffare il pareggio. Dicevo anche di Colley, 5,5 anche per il centrale gambiano, perché appunto è coinvolto nell'azione del gol che decide la partita. Nel primo tempo si fa scappare Pellegrini, che gli va via con troppa facilità in dribbling, e poi la Samp si salverà. Chiudiamo la retroguardia con il 5,5 anche a Tommaso Augello, che regge botta nel confronto su quella fascia lì con Rick Karsdorp, giocatore all'esterno della Roma, giunto con quello di oggi al suo quarto assist in campionato. Quindi un giocatore che sta molto bene e che ha nella potenza atletica, nella resistenza, forse la sua dote principale. Il cross, quindi la situazione del gol, secondo me non è colpa di Augello, nonostante il cross arrivi appunto da Karsdorp, perché è una situazione in cui la Roma arriva bene a liberare l'esterno olandese per l'assist a Dzeko. Dopodiché, appunto, soprattutto nel secondo tempo si è acceso molto questo duello, in cui addirittura in un paio di situazioni
Augello ha iniziato l'azione recuperando palla su Karsdorp, attaccando dalla parte opposta e a sua volta venendo recuperato da Karsdorp, che, dicevo, alla lunga vince, ma non stravince il duello con il nostro Tommy, che si fa anche ammonire. Per uno dei pochi errori in fase di impostazione, è apparso lucido, anche se non è riuscito a essere incisivo con i suoi cross. E quando dici cross, dici Antonio Candreva, 5 e mezzo anche per l'esterno romano tornato titolare dopo i due subentri contro Crotone e Sassuolo, non mi ha convinto. Devo dire la verità, gli do quel 5 e mezzo giusto perché, nel senso, quel mezzo in più che lo porta al 5 e mezzo finale, perché ha confezionato con il cross l'unica vera occasione, anzi le uniche due, perché lui protagonista del tiro in porta nel primo tempo che costringe la parata Lopez, lui confeziona l'assist per il colpo di testa di Torsby, entrambe occasioni nate e generate sullo 0-0, una nel primo, una nel secondo tempo. Dopodiché, offensivamente non sempre corretto nelle scelte, a volte tocca troppe volte il pallone, e difensivamente, quando l'ho visto, soprattutto nel momento in cui ha fatto quella scivolata su una finta appena abbozzata di Bruno Perez, liberando l'esterno brasiliano al cross, mi sono riecheggiate nella testa le parole di Claudio Ranieri al momento dell'esclusione qualche settimana fa di Candreva, che diceva che non si era sintonizzato sulla mentalità che deve avere questa squadra. Difensivamente Candreva mi conferma questa impressione. Invece, solita partita di sostanza di Morten Thorsby, è l'opzione principale, numero uno, quando la Samp ha il pallone, a maggior ragione su un campo del genere. Palla lunga di Audero, sempre per il terzo tempo del norvegese, che, come si dice con i soliti luoghi comuni e figure retoriche abusate del calcio, canta e porta la croce. Lucidità non sempre al massimo, ma decisivo nel recuperare palloni, nell'andare a tamponare, accompagnare in un'area e tamponare, difendere nell'altra. Molto bene, invece, secondo me, insomma, continua su un buon filotto di prestazioni Albin Ekdal, 6 e mezzo per il centrocampista 31enne svedese, che unica nota negativa per quanto riguarda la sua prestazione, si fa ammonire per un fallo tattico su Mkhitaryan, era diffidato e verrà squalificato, salterà l'Inter. Era un 4-5-1 quello della Samp oggi, soprattutto in fase difensiva, che è quindi quando la Samp non ha avuto il pallone, cioè la maggior parte della partita, e quindi in questo modo Ekdal si è dimostrato chiaramente più a suo agio, dovendo semplicemente fare da schermo davanti alla difesa e dovendo accompagnare meno l'azione offensiva. È rimasto più lucido, ha pulito bene i palloni in uscita appunto dalla difesa, quindi ha mostrato una delle migliori versioni di sé. Non vale il discorso invece, secondo me, per Valerio Verre, 5 e mezzo per il centrocampista romano, che invece ha dovuto un pochino sacrificarsi rispetto al solito, meno in appoggio a Quagliarella, più a guardia del palleggio della Roma, che tende a fare molta densità in quella zona del campo, e quindi ha provato ad intasare gli spazi. Il gioco in realtà difensivamente è riuscito di squadra, la Sampra nel primo tempo ha però appunto un po' penalizzato Verre, che è stato meno lucido nella fase di proposizione offensiva. Jankto 6, l'ho visto attivo nel primo tempo, in entrambe le fasi, a chiamare tante volte il pallone con i movimenti senza palla in inserimento d'attacco, è sempre utile nei ripiegamenti difensivi, quindi un lavoro box to box, per dirla con il gergo del calcio britannico, che è fondamentale e sicuramente piace giustamente a Claudio Ranieri, che non si priva mai del centrocampista ceco. Chiudiamo gli 11 titolari con l'ennesima partita di desolante solitudine offensiva per Fabio Quagliarella, a cui ho dato 5 perché Smalling ha giganteggiato su di lui. Chiaramente Quagliarella ha sempre ricevuto palloni difficili da governare, ripeto ancora una volta, il campo non aiutava ed era un ulteriore taglio ad infastidire. Però Quagliarella, senza un partner e con una tenuta fisica discreta, ma che comunque non è riuscita a essere all'altezza del devastante e della dominante superiorità da quel punto di vista di Smalling, è stato destinato a una partita di scarso rendimento e scarsa utilità per la squadra, per quanto si possa essere sacrificato. Subentrati tre giocatori della Samp dalla panchina, dicevo, non è subentrato Ramirez, che magari mi sarei aspettato, visto che il pallone, soprattutto per quanto ci riguarda,
rimaneva più per aria che per terra e comunque Ramirez è un giocatore che fisicamente può andare a dare noia alle difese avversarie. È entrato però molto bene Mikel Damsgaard, che invece mi aspettavo più in difficoltà su un campo pesante, invece è entrato indiavolato, schierato per la prima volta come appoggio alla prima punta e non come esterno. Molto lesto, molto pronto e vivo a calarsi subito in questo tipo di partita e recuperare un sacco di palloni, lavorarli bene, creare i presupposti per qualcosa di pericoloso, come nell'azione del colpo di testa di Torsby. È lui a servire Candreva, che poi crossa per il norvegese che di testa impegna Lopez. Sono entrati poi anche Nino Lagumina al posto di Quagliarella, 6 per l'attaccante siciliano che cerca di darsi da fare. Crea qualche fastidio in più a Smalling, non riesce ad incidere, non riesce a graffiare, ma chissà, sono curioso di vedere chi vedremo titolare nella prossima contro l'Inter, anche perché tornerà disponibile dopo la squalifica Keita e quindi a questo punto nell'incrocio con i nerazzurri sarà molto importante capire chi verrà messo in prima linea da Mister Ranieri contro la squadra di Conte. Non male anche Bedi Leri, che per l'ennesima volta viene provato in questa soluzione da terzino destro per fornire più appoggio nel tentativo di recuperare il risultato, più appoggio offensivo. In realtà le cose migliori, i due highlight della sua partita li fa in fase difensiva. Su Mkhitaryan anche lo punta, riesce a rimanere solido, non farsi saltare. E quindi chissà che Ranieri non stia costruendosi un terzino destro in casa, aspettando che magari arrivi qualcosa dal mercato. Chiudiamo proprio con il voto a Mister Ranieri, che 5 e mezzo torna nella sua Roma, che per lui non è mai una partita banale, anche se senza pubblico forse l'effetto è stato minore dal punto di vista sentimentale. Un ottimo primo tempo, secondo me, è riuscito nella prima frazione a inaridire le fonti di gioco della Roma, rallentando nel palleggio, aiutato, ripeto, ancora una volta dal contesto ambientale atmosferico della partita. Nella ripresa, secondo me, però, un po' di ritardo nel leggere il momento, il fatto che la Roma ci aveva definitivamente schiacciato nella nostra area, era arrivata prima la traversa di Smalling e di lì a poco il gol che ha deciso la partita di Dzeko. I cambi ci sono stati, quello di Damsgaard un po' di differenza l'ha fatta, chiaro, noi ce li saremmo aspettati prima, anche gli ingressi di Lagumina e Leri stesso. Testa all'Inter che arriva mercoledì alle 15, nel giorno dell'Epifania, e poi andremo a fare visita allo Spezia di Vincenzo Italiano, al picco nel posticipo della giornata successiva, lunedì 11 gennaio. Grazie a tutti, i vostri commenti qui sotto li aspetto con le vostre pagelle, i vostri migliori, i vostri peggiori, le vostre impressioni su questo Roma-Samp 1-0. Ciao!